Grande. Vieni che ti porta a giro, vieni che ti porta a giro, vieni che ti porta a giro. Sei divertito? Certo poteva metterci un pochino di meno a partire, sinceramente, dato che la macchina era già aperta. Buon salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canalozzo. Siamo sempre nel periodo di Vlad e stiamo un po' andando a pedinare quelli che non lo pagano. Abbiamo prima rotto la finestra di un cinese, abbiamo speronato un titolare di una lavanderia e adesso siamo, ve lo spoilero, quasi quasi sul punto di rottura con Vlad. Anche se dai dialoghi non sembrerebbe, però ve ne renderete conto, magari non questa missione, ma la prossima. Vamos. Al sodo. Ok, ci eravamo lasciati proprio in cima a questo tetto. Pensavo che Nico stesse fumando, ma in realtà era solo un'illusione. Tra l'altro, una di quelle poche case che è aperta. Io desidero un GTA, ragazzi, dove si possa entrare da tutte le parti. Lo so che, tipo, peserebbe tantissimo, non sarebbe una cosa facile da realizzare, però io desidero un GTA così. Keb! Vieni, vieni, Keb. Oh, oh. Non si fermava sto bastardo. Ok, Vlad, via. Tagliamo corto. Però ragazzi, i tempi di caricamento sono velocissimi, eh. Tariffa taxi, 17, beh dai, ottimo. Considerando che stiamo facendo i soldoni, $625 che voi non vedete perché sono coperti dalla facecam, si può anche pagare 17 per un taxi, dai. Eccolo, Vlad. There you are, ok. Vlad. Come on, let's go for a walk, ok? Right. Okay, come on. Clean getaway. Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin. What? Owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Yeah, come ass is mine. What the? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Come on. Come on. You gonna jump me? No, I had a late night. Se permette, però nel culo. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding. My nose is bleeding. No, not, not yet. Still. Okay. Ah, not yet. Scusa. I'm walking here! Let's go! La gentilezza è proprio di casa, eh? Get that job, hey, you deadbeat truck! Just a little change, man! Man, where do these people get up? Like I'm gonna pay for their drug habits. Well, say something! You are so fucking laid back! Warren! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen! Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. Non puoi venire con noi, no? And it's parked on the project by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No, you're cool. I need you to take the car. Asshole owes Michael some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with the peasant? Come on. I'm gonna go. Beh, bello perché lui è incazzato nelle voci. Però con le facce è sempre divertito, incredibile. Molto a fuoco, devo dire, però andiamo. Allora, prendiamo la metro spolifana da qua sopra. Ok. Affollatissima, devo dire. Ok, dobbiamo prendere quella sotto. Che poi è bello che potevamo anche prendere una macchina, rubarla, vabbè. Se mi tiro sui binari tipo muoio seduta stante.
Andiamo in classe business, in testa al treno, signori. No, non gli piace. Ok, io volevo la classe business, no? Anzi, era proprio per l'executive. Però sei stronzo. No, io mi voglio godere il viaggio. Ma voglio questa visuale qua. Visuale dinamica. Anche perché questa cosa, ragazzi, GTA 5 c'è, però tu puoi giocare il personaggio anche all'interno del treno, che comunque non è male, perché volendo puoi sparare. Però non lo so, mi garba di più. Comunque siamo già arrivati. Blista compact grigia. Salto perché scendo prima. Appunto. Eccola qui. This car belonged to Vlad. No, it's mine. Who asked her? It belongs to Vlad now. You should. Grande. That's Jimmy's car. Vieni che ti porta a giro, vieni che ti porta a giro. Sei divertito? Certo, poteva metterci un pochino di meno a partire, sinceramente, dato che la macchina era già aperta. I have your new car, Vlad. It's not pretty though. Real dirty. Dirty. I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole jungle family brands around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking business. Quindi andremo a Pine Spray, sicuramente. Relax, man. Minchia, però, come cammina, cioè. Niente comparabile a GTA 5, però. Rispetto alle macchine che abbiamo usato finora, questa è veramente una Ferrari. Andiamo all'autolavaggio prima. Ma c'è un bel turbino, eh. Certo, ragazzi, che non so se sia più inutile l'autolavaggio GTA o il bagnino durante le Olimpiadi di nuoto. Cioè, veramente, ogni giorno faccio fatica a pensare a quale sia il più utile dei due. Cioè, devi rinnovare la macchina, pulita tutto quanto, vai al Pain Spray, no? Però forse devono fare la motion capture dell'autolavaggio, e vabbè. Perché l'autolavaggio non ti ripara i danni, raga. Non te li ripara. Sgrumala. Però non ti ripara i danni. Cioè, ti ho detto che è inutile. Dai. Non lo salto perché è rilassante. Nelle cuffie c'ho tipo un ASMR. Grazie. L'autolavaggio è sempre aperto. Meno male. Qui da me alle 7 di sera chiudono. Non quelli a gettoni, ovviamente. Mi ricordo che era tipo GTA Vice City Stories, mi pare. C'era una missione dove tu non potevi. No, era Liberty City Stories. Dove tu non potevi assolutamente cioccare la macchina. Cioè, devi rubare questa macchina e come tu sfiorai qualcosa, Pain Spray di nuovo. Dove ti può attraversare mezza isola per riportarla e tipo eri lì. Vecchi tempi. GTA Liberty City Stories per la PSP. Chi cazzo se lo scorda. Comunque siamo quasi arrivati. E stranamente non è il bar di Vlad, però ci si accontenta così.
Ah, un garage. Busta si chiama la macchina. Busta di piscio. Grazie. Guarda, grazie veramente. Ah, comunque sì, componendo i numeri fai trucchi che adesso veramente non voglio usare. Arrivo tesoro. Minchia, stavo per cercare la polizia. Vabbè ragazzi, in questo pomeriggio di Liberty City io vi ringrazio. Come sempre, tra l'altro, alla fine di ogni mio video vi ringrazio ragazzi, vi devo ringraziare perché siete sempre tanti, mi supportate. Mi supportate anche su Twitch e tutti i social che vedete in lista. Grazie della visione ragazzi, ci vediamo alla prossima con un'altra missione di GTA 4.